ringrazio tutti i giornalisti, ringrazio il Presidente della Fondazione, Monte dei Paschi e il Presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, e sono qui alla destra e alla sinistra mia. E ringrazio anche tutte le società che hanno collaborato, da Vernice a Opera Laboratori, per quanto riguarda la mostra che è sottostante alla Italo Calvino, questa bella sala che non finisce mai di stupirci e commuoverci. Questa iniziativa è un'iniziativa certamente che ha una natura culturale estremamente importante, perché l'arte senese, con un titolo che non è banale, rappresenta certamente da un punto di vista culturale l'idea di una grandezza che non è mai finita, l'idea di una città che socialmente e anche antropologicamente ha la cultura di se stessa, che non è un ricordo, ma è la persistenza della memoria, che è cosa ancora diversa. La persistenza della memoria significa sapere chi siamo, sapere dove siamo e anche sapere dove vogliamo andare. Questo è un po' il senso di una mostra che è certamente molto bella, devo dire, che certamente ha un valore pittorico straordinario, che ovviamente è nata grazie all'interazione, grazie alla collaborazione, che devo dire a livello istituzionale non è mai mancata, né con la fondazione, né con le due fondazioni, scusatemi, perché questo mi crea un po' di... perché una è giovane giovane, l'altra ovviamente è molto più datata, ma ovviamente sono due fondazioni importanti per la nostra città. Ecco che quindi il senso di quello che facciamo è non di riscoprire, ma di avere la possibilità di guardarsi ad uno specchio, guardare allo specchio della nostra civiltà senese. Questo è quello di cui dobbiamo parlare, ed è uno specchio davvero artisticamente molto bello, molto piacevole. Vedrete, è una mostra anche con delle interessantissime operazioni anche per far comprendere sul negativo quello che vuole essere un legame anche con tutta un'altra serie di possibili e di assolutamente certi opere d'arte della città di Siena. Siena, come sapete, ha avuto un dialogo costante con l'Europa, con Avignone per esempio, penso a Simone Martini, e comunque siamo dal XIV secolo fino al Novecento. Mi piace citare solo alcuni, ma ne sono tantissimi, da Bernardino Mei a Vanni, a Rutilio Manetti, riscoperto fra l'altro recentemente. Ecco quindi che il senso di questa mostra non è soltanto un'apertura per quanto riguarda la Fondazione Santa Maria della Scala e un grande lavoro fatto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, questa volta non ho sbagliato, non ho commesso errori, Vernice, come ho detto, e Opera Laboratori, c'è stata una grande collaborazione sotto questo profilo, e ha un significato profondo, ha un significato di riconoscerci, è questo, che non vuol dire tutti i nostri ieri, significa soprattutto tutto il nostro domani. E la capacità della Fondazione e anche della banca, con cui abbiamo anche trattato per quanto riguarda tutte le opere d'arte che sono ancora allocate all'interno, ha un significato ben preciso. Questo legame non si può e non si deve sciogliere, questo legame fra la città e la propria banca e le proprie istituzioni è sempre stato quello che ci ha consentito di andare avanti anche in momenti difficili come quello attuale. Ecco perché abbiamo voluto celebrare l'arte senese. Grazie. Buongiorno a tutti, è con grande piacere, con grande soddisfazione che la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, da poco costituita e da pochissimi giorni operativa, ospita questa grande mostra. Cioè questa grande mostra, un'esposizione veramente di capolavori che vengono dalle collezioni della Banca Monte dei Paschi di Siena, quindi una grande identità.
e sulla storia di Siena, sulla vita e sulle arti appunto della città di Siena. Io per prima cosa devo ringraziare, fare ringraziamenti anch'io alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, al suo presidente, al dottor Carlo Rossi, al direttore Marco Forte, a Vernice Progetti Culturali, a Opera Laboratori, alla curatrice Laura Bonelli, e per aver appunto pensato a questo progetto che è stato però, come dire, coprodotto anche da ovviamente l'amministrazione comunale, come ha già detto il signor sindaco, e dalla Fondazione Santa Maria della Scala, che appunto, come vi ho già detto, è una neonata fondazione fortemente voluta. Ci sono stati tanti contatti, tanti impegni che siamo riusciti in questa collaborazione, perché un grande valore aggiunto di questa mostra è proprio la collaborazione, la sinergia fra realtà culturali della città e quindi istituti privati, pubblici, e credo che sia questa, no? In questo momento, ma credo ormai in tutti i momenti, la mossa vincente, cioè nel senso che bisogna fare network, bisogna fare rete fra le varie realtà culturali per riuscire a produrre una politica culturale efficace. Allora, solo due considerazioni. Questa era sicuramente la prima, ma la seconda è quella che migliore collocazione, secondo me, questa esposizione non poteva averlo, perché il Santa Maria della Scala è sicuramente un luogo simbolo della città, un luogo identitario della città, come luogo di memoria, di conservazione, con il suo grande patrimonio artistico, è veramente una testimonianza della vita e di quello che è stato Siena, della civiltà senese. Quindi migliore collocazione non poteva esserci, secondo me, e sono molto felice di questa mostra, perché io ritengo che soltanto da un passato glorioso, e le opere veramente straordinarie, sia scultoree sia pittoriche, che fra poco vedrete, sono veramente la testimonianza, si possa appunto ripartire per una visione anche nuova di una politica culturale efficace, cioè una cultura che deve essere assolutamente un processo attivo e partecipativo, un processo proattivo che punta sulla persona, che mette al centro questo legame forte fra luogo, patrimonio e collettività, e quindi un'identità sia individuale sia collettiva. Io credo che Santa Maria della Scala e anche questa mostra possa dare a tutti un momento di grande appagamento estetico, e non solo, proprio un'esperienza culturale e conoscitiva, perché la Fondazione crede molto in tutto questo, cioè come Santa Maria come luogo di scambio, di incontro fra vari saperi, ma anche proprio in questo dialogo continuo fra persona e patrimonio, cioè la persona, il visitatore che deve entrare qui, deve entrare in una comunione con tutto quello che vede, in modo da riavere, da riassorbire appunto una conoscenza e una crescita, diciamo, interiore e culturale. Io credo molto appunto, come voglio ripeterlo perché è un concetto fondamentale, nella collaborazione fra istituzioni. La Fondazione non solo crede appunto nella sinergia fra realtà locali, ma anche nazionali e internazionali. Questo deve essere l'obiettivo di tutti noi, proprio per portare, non ha bisogno il brand di Siena di essere portato nel mondo perché è già da tutte le parti, però deve essere sempre sviluppato e deve essere sempre rinnovato appunto in una visione sempre futura, nuova, che può programmare un domani. Quindi questo è un concetto per me fondamentale. Io sono sicura che proprio attraverso il passato Siena potrà trovare, diciamo, come un equilibrio magico, un modello
che coniuga continuità e cambiamento, in modo da proporsi come città non solo d'arte, a me non piace città d'arte, mi piace città di cultura, con una cultura che vuole essere la porta di accesso a un benessere diffuso, a un welfare, in cui appunto parole come cultura, welfare, aggregazione e coesione sociale combaciano. Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere che sia la sala sia così cremita e vi ringrazio veramente tutti i giornalisti, tutti gli ospiti, perché insomma è il segno, come dire, in qualche modo di un'attenzione che riservate a questa mostra, a questa iniziativa, ma direi a questo luogo e alla città di Siena, quindi mi fa estremamente piacere e vi saluto veramente con tanta cordialità. Io aggiungerò pochissimo a quello che è già stato detto, se non che Fondazione Montepaschi è, diciamo, fra i suoi scopi quello di promuovere le attività della cultura, dell'arte, e lo fa attraverso iniziative più o meno significative naturalmente, ma diciamo sempre con grande attenzione e con grande passione. Noi siamo fortemente convinti che la promozione della cultura e dell'arte sia, come dire, come accennava prima la professoressa Cresti, un veicolo di crescita in generale della comunità, di crescita sociale, di crescita relazionale, anche di crescita economica, perché poi anche di questo non è un tema che non dobbiamo trascurare. E quindi siamo molto soddisfatti di essere riusciti finalmente, come Fondazione Montepaschi intendo dire, a promuovere questa iniziativa, dopo che per tanti anni diciamo la Fondazione ha vissuto momenti anche molto più complessi diciamo rispetto a quelli attuali. E quindi siamo, dicevo, molto soddisfatti, e molto soddisfatti soprattutto del tema che è stato scelto, no? Quindi un percorso attraverso i secoli sull'arte senese. Forse, come diceva giustamente la professoressa Cresti, l'arte senese è già conosciuta, però credo che il poterla, come dire, vedere dal vivo, stavo per dire toccare, forse toccare no, non è il caso, ma comunque conoscerla insomma in maniera molto, molto diretta credo sia un elemento insomma da utilizzare e da sfruttare. Dal 2021 Fondazione Monte dei Paschi ha la disponibilità diciamo della valorizzazione delle opere che sono di proprietà della Banca Monte dei Paschi e vincolate a questo territorio e diciamo sulla base di questo, questa è la prima di una serie di iniziative che potranno essere proposte. Lo facciamo, come è già stato sottolineato, lo accenno anche io, in un luogo simbolo della città, identitario, un luogo di accoglienza, un luogo di cura, è stato un luogo di grande identità del territorio, oggi un luogo di cultura e di arte di per sé, insomma, no? Basta pensare un attimo al pellegrinaggio. Quindi siamo molto contenti, ripeto, anche di questo aspetto. La realizzazione, come è già stato detto, è avvenuta in una collaborazione sinergica fra vari soggetti, la Fondazione Montepaschi, ma direi con la collaborazione determinante dell'amministrazione comunale, della neonata appunto Fondazione Santa Maria della Scala, della nostra società strumentale, nostra di Fondazione Montepaschi Vernice Progetti Culturali, che ha lavorato in maniera molto intensa in questi mesi a questo progetto. Credo che poi potrete apprezzarne il risultato, e diciamo la parte poi più organizzativa di allestimento e altro da parte di Opera Laboratori. Fra l'altro l'allestimento è un allestimento sostenibile, fatto con materie prime diciamo sostenibili, e questo noi è un elemento che mi fa piacere sottolineare, perché Fondazione Montepaschi su questo è molto attenta appunto alla sostenibilità ambientale, ma non solo quella,
e quindi questo è un elemento ancora come dire, che valorizza questa iniziativa. Ringrazio davvero tutti, ho detto l'amministrazione comunale, quando dico l'amministrazione comunale e la Fondazione Santa Maria della Scala, Vernice, Opera, lavoratori, voglio dire i loro responsabili naturalmente, il sindaco, il presidente della Fondazione Santa Maria della Scala, il dottor Di Bello di Opera, il direttore di Vernice e tutte diciamo le ma soprattutto vorrei insieme a loro ringraziare veramente tutti coloro che si sono dati da fare per questo, perché sono stati molti, dall'allestimento alla comunicazione, veramente è un motivo di grande orgoglio per tutti noi. Questa mostra ha un aspetto che poi vedrete andandola a visitare, proprio che vuole esaltare appunto la collezione Banca Monte dei Paschi. Dietro alle mie spalle vedete questa immagine con il titolo che abbiamo scelto Arte Senese, perché Arte Senese è una cifra stilistica che non è soltanto l'arte degli antichi maestri del 200 e del 300 che tutto il mondo conosce a partire da Duccio, Simone e Ambrogio e Piero Lorenzetti, ma è una cifra stilistica che ripercorre fino ai nostri giorni, soprattutto fino al Novecento, grazie a alcune istituzioni senesi come ad esempio la nostra università, l'Accademia di Belle Arti, che nell'Ottocento esprimeva fra i meglio maestri italiani. Il logo della mostra che abbiamo creato come Vernice, perché questa mostra è stata curata a livello scientifico da me, ma anche dalle mie colleghe dal punto di vista dell'immagine e del marketing strategico. L'opera che voi vedete, che è l'immagine della mostra, è un particolare del viaggio dei magi, dell'adorazione dei magi di Stefano Di Giovanni, detto il Sassetta. Un'opera conosciuta che fa parte della collezione Chigi Saracini, sempre di proprietà del Monte dei Paschi, che per noi ha rappresentato un po' un'immagine della collezione, grazie alla sua raffinatezza e alla sua preziosità. Cosa rappresenta? Rappresenta l'adorazione dei magi, ma soprattutto ricorda un importante avvenimento che successe nella città nel 1432, quando l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo attraversò la nostra città per recarsi a Roma per essere incoronato. Stefano Di Giovanni, che probabilmente aveva ricevuto l'incarico dell'opera da un importante personaggio della Siena del tempo, probabilmente da individuare nel giure consulto Pietro Pecci, che faceva parte dei priori della Repubblica di Siena, cerca di far descrivere quel momento. E quindi voi vedete soltanto un particolare, ma nel complesso dell'opera vediamo esattamente Sigismondo in Lussemburgo, che è rappresentato al posto del Magio, e il momento in cui il comune di Siena gli dona un calice importante che faceva parte dell'orificeria senese e che testimonia la grande accoglienza che questa città ha sempre fatto a chi viene da fuori. È anche questo un simbolo di questa mostra. Noi vogliamo che tutti quelli che verranno a vedere la mostra capiscono attraverso le opere del Monte dei Paschi appunto questa cifra stilistica, cioè il momento in cui l'arte senese si evolve attraverso secoli. Sono 67 opere che rappresentano proprio tutti questi sette secoli dell'arte senese. Le opere sono notificate e vincolate alla nostra città grazie a degli importanti vincoli in collezione e dentro i palazzi le contengono. Quindi sono delle opere d'arte che appartengono al nostro territorio e che oggi noi esponiamo tutte insieme per la prima volta. Sono state fatte mostre importanti nel tempo da parte soprattutto della Banca Monte dei Paschi, ma questo tipo di opere tutte insieme è la prima volta che vengono esposte qui dentro il Santa Maria della Scala. Per citare alcuni capolavori vi posso dire che ci sono delle opere che partono dalla metà del 200, presente il maestro di Tressa, che anche nella nostra Pinacoteca Nazionale è la prima opera, è l'opera numero uno che rappresenta appunto delle Madonne arcaiche, un po' come usava in quel periodo. Ci sono un altarolo di Pietro Lorenzetti, degli altaroli marmorei di Tino di Camaino e Giovanni d'Agostino, maestri che hanno lavorato anche alla facciata del Duomo di Siena. Abbiamo, per quello che riguarda il Cinquecento, i maestri della maniera moderna, Beccafumi e Sodoma,
c'è una grande selezione di opere di Stefano Di Giovanni del Zolzassetta, come vi ho detto, che è appunto a lui appartiene l'immagine della mostra, ma la Banca Monte dei Paschi ha fatto modo di acquisire ben 5 opere. Era un artista di primo 400, ma che seppe guardare al di fuori dello Stato senese e quindi si ispirò alla grande arte di Donatello e di Masaccio. Nel 600 abbiamo opere naturaliste, naturalisti caravaggeschi, anche in questo caso gli artisti uscivano da Siena, andavano a Roma, a Milano, assorbivano quello che era l'arte italiana, riportandola in patria, influenzavano le grandi scuole. Abbiamo opere bellissime di Bernardino Mei, un artista sempre senese ma che stette a Roma alla corte papalina di Alessandro VII. Anche in questo caso appunto uscivano dalla città e poi ritornavano a Siena. Il grande merito della banca è stato fin dal suo inizio, e si sta parlando del 1481, a un decennio circa della propria fondazione, di vedere nell'arte una forma anche di potere, se vogliamo, una forma di rappresentazione. Permettetemi di ringraziare la Fondazione Monte dei Paschi, il presidente e il direttore Marco Forte, il sindaco di Siena Luigi De Mossi, ovviamente, che ha accettato questo progetto che noi abbiamo fatto veramente con moltissima passione, e l'assessore alla cultura Pasquale Colella, che appunto anche lui è chiaramente la presidente della neonata Fondazione Santa Maria della Scala Lucia Cristi. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di arte senese. Siamo nel cuore del Santa Maria della Scala a Siena e nel cuore della mostra. Ai nostri microfoni il dottor Stefano Di Bello, cultural manager di Opera Laboratori. Allora, Opera Laboratori ha creduto fortemente in questo progetto, dottor Di Bello. Sì, abbiamo creduto perché abbiamo lasciato a Opera Laboratori e quindi alle nostre professionalità la possibilità di esprimersi, di dare la nostra migliore qualità. L'abbiamo fatta attraverso una partnership con Vernice Progetti, la società strumentale della Fondazione Monte dei Paschi, con la quale abbiamo raggiunto quasi come due fuochi di una sola ellisse, che è la mostra, l'arte senese, una modalità nuova di poter costruire un progetto culturale, perché nella progettazione culturale ovviamente ci sono molte attenzioni da avere. E questa l'abbiamo costruita dividendosi un po' gli impegni: Vernice sosterrà i costi di gestione e noi invece abbiamo sostenuto con un'impresa, facendo impresa culturale, quindi facendo rischio di impresa, i costi della realizzazione e della comunicazione, oltre al catalogo e altre attività. E la novità di questa mostra, e che invito tutti a visitare, è che il visitatore contribuisce a renderla sostenibile, non solo sostenibile perché l'abbiamo realizzata con materiali sostenibili, quindi è una mostra che anche il suo allestimento è stata progettata dai nostri architetti, che ringrazio, proprio con un'attenzione alla sostenibilità, ma è sostenibile perché vorremmo costruire appunto un modello che, anche senza un vero e proprio sponsor, qualora ci siano sono sempre graditi, ma anche attraverso un'operazione anche non sponsorizzata è possibile finanziare una mostra. Quindi i nostri visitatori, i visitatori della mostra, contribuiranno a rendere questo percorso di autosostenibilità e quindi anche a poter costruire un modello per andare a finanziare e a costruire nuove operazioni culturali. Questa mostra racconta l'essenza della senesità legata al mondo dell'arte, la grande ovviamente attenzione che la Banca Monte dei Paschi ha dato a questo tipo di investimenti, adesso il sostegno della fondazione, la vostra azienda che ha abbracciato questo progetto. Ci troviamo poi ovviamente nello scrigno di bellezza assoluta che è il Santa Maria, quindi a beneficio anche delle tantissime persone che ci seguono sul nostro canale in tutta Italia, sul nostro servizio streaming. Questa è veramente una full immersion nella bellezza senese, dottore. Sì, l'obiettivo è, diciamo, creare un focus importante, ma all'interno di un territorio. E quindi anche in mostra ci saranno, oltre alle opere esposte, ci saranno anche delle ricostruzioni, delle presentazioni con
una tonalità totalmente distinta, questo è un gioco, diciamo, degli architetti, ma che faranno vivere un dialogo con quelle che poi sono le opere inamovibili, le opere, i grandi capolavori dell'arte senese. Ma in realtà sarà una proposta anche integrata che noi cercheremo ovviamente di fornire in modo tale che il visitatore della mostra possa arricchire il proprio viaggio, il proprio percorso, ma direi proprio il proprio viaggio nel territorio. Perché ricordiamoci, stiamo per entrare in quella stagione meravigliosa che noi chiamiamo altra stagione, cioè una stagione dove è possibile vivere con più emozione, con più anche raccoglimento, un'esperienza intensa. La Fondazione Montepaschi ha anche per normativa propria il compito di investire nell'arte e nella cultura e di favorire tutti i soggetti che di questo si occupano nel territorio. Con questa mostra proponiamo un percorso lungo 8 secoli utilizzando un patrimonio notevolissimo di proprietà Montepaschi, di cui la Fondazione ha, attraverso una sua società strumentale Vernice, la possibilità di utilizzarlo e di promuoverlo. Lo facciamo in un luogo simbolo dell'accoglienza e, come dire, della valorizzazione delle persone, che è appunto l'antico ospedale del Santa Maria della Scala. Lo facciamo insieme all'amministrazione comunale, alla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, a Vernice Progetti Culturali e a Opera Laboratori Fiorentini, che ha curato tutta la parte organizzativa. Questa proposta, questa offerta non sarà l'unica, ne saranno in futuro, ce ne saranno anche altre, proprio perché Fondazione Montepaschi ritiene che la promozione della cultura e dell'arte sia non solo un proprio dovere, ma un collante fenomenale sul piano sociale oltre che economico. Siamo qui nell'allestimento di questa grandissima arte senese, che è un evento davvero speciale, perché ricongiunge, se mai ve ne fosse bisogno, il patrimonio della Fondazione Monte dei Paschi con un evento eccezionale da un punto di vista culturale e soprattutto con la Fondazione Santa Maria della Scala, che da poco è stata fondata. Qui siamo con le 4 stagioni a significare esattamente il tempo che trascorre e il tempo che muta le attività che vengono fatte in splendidi spazi come questo, che è appunto, che era un ospedale e che oggi è un museo. Ci sono opere straordinarie, collezioni che partono dal XIV secolo fino al XVIII secolo. Ci sono tantissime opere, Bernardino Mei, Vanni, Rutilio Manetti e chi più ne ha più ne metta, perché sono opere che hanno fatto parte, fanno parte di un patrimonio secolare ed importante come quello della Fondazione Monte dei Paschi. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa insieme alla Fondazione proprio per ricordare il valore dell'arte senese, che è arrivata fino a Avignone nel tardo Medioevo e che quindi in qualche modo significa una eccellenza della città di Siena. La mostra rappresenta per Vernice Progetti, che è la società strumentale nell'ambito della cultura della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, un gradito ritorno a un mestiere che sa fare molto bene, che ha fatto in passato molto bene, che quindi con questa occasione nata dalla collaborazione con Banca Montepaschi per la valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale, chiaramente Vernice come strumentale della Fondazione rappresentava un po' se vogliamo, il soggetto obbligato nella progettazione e cura della mostra stessa. In questo lavoro abbiamo partecipato anche all'organizzazione della stessa con il partner Opera Laboratori Fiorentini, che sicuramente ci ha dato una grossa mano e che rappresenta sicuramente un elemento importante di riferimento proprio anche per progettazioni future. Per noi quindi la mostra, diciamo che è un gradito ritorno a delle attività che Vernice ha sempre svolto, sfruttando al massimo tutte le sue competenze e professionalità che si sono dimostrate eccellenti anche in questa occasione, e
penso per la città sicuramente è un'ottima occasione di rilancio o di conferma anche di una di un certo livello, diciamo, di attrazione anche da un punto di vista culturale, tenuto conto dell'enorme patrimonio artistico. Abbiamo organizzato questa mostra con Fondazione Monte dei Paschi guardando anche un altro aspetto, cioè una cosa che si dice molto spesso, che poi però nella realizzazione pratica va sicuramente testata, cioè la capacità stessa della cultura di essere volano di sviluppo economico. Quindi nell'organizzazione stessa della mostra il tema anche della sostenibilità economica dell'evento per noi rappresenta un punto importante e un riferimento proprio che ha caratterizzato proprio tutta l'organizzazione tecnica della mostra, così come il tema della sostenibilità ambientale. Anche quello è un aspetto che come Fondazione Monte dei Paschi e come Vernice a noi è particolarmente a cuore, in quanto è all'interno di tutta la nostra programmazione, tutta l'attività che viene programmata e che riguarda tutti gli ambiti, che va dallo sviluppo economico fino alla ricerca scientifica, alla cultura e anche al welfare. Quindi direi sostenibilità economica e ambientale, e speriamo anche occasioni di rilancio per la città e per il Santa Maria della Scala. È con grande piacere e con grande soddisfazione che la Fondazione Santa Maria della Scala, neonata, appena costituita, accoglie questa mostra eccezionale, veramente un'esposizione di grandi capolavori che provengono dalle collezioni del Monte dei Paschi di Siena, a cui come presidente, ma direi come cittadina, sono particolarmente legata. Capolavori che vanno dal tardo medioevo fino al Rinascimento, quindi direi un lungo viaggio nella nostra arte, nell'arte senese, che poi diciamo non è tanto senese ma è proprio arte e cultura italiana. Allora, quale meglio collocazione che non il Santa Maria della Scala? Il Santa Maria della Scala, che è un luogo di memoria, un luogo di conservazione di grande patrimonio artistico, un luogo di cura, un luogo di accoglienza, e con questa nuova forma di gestione di questo complesso architettonico particolarmente importante vuole essere ancora qualcosa di più. Quindi partire dall'identità, dal passato della nostra città, e quindi benissimo dai grandi capolavori, dalle grandi testimonianze pittoriche e scultoriche, per arrivare altrove, per arrivare ad una anche nuova concezione della cultura, una concezione della cultura che sia porta di accesso per un welfare di tutti, un welfare economico ma anche sociale, una cultura che è un processo attivo, proattivo e partecipativo, in quanto appunto la nostra missione è quello di portare il visitatore qui in questi luoghi e di creare un dialogo fra quello che vede, sia una mostra, sia appunto un affresco, sia un patrimonio artistico, e lui stesso, quindi cercare di promuovere la sua emotività e il suo pensiero in un viaggio direi culturale, un'esperienza culturale e conoscitiva molto importante, di arricchimento personale. Quindi io sono molto felice veramente di partire come prima mostra della Fondazione Santa Maria della Scala da questi capolavori che sono della città, diciamo, che sentiamo nostri. Infatti non c'è altro che il presente, è un'unione di passato e proiezione verso il futuro. Quindi anche le nostre, come dire, nuova visione della città deve partire da quello che è la nostra identità. E quindi il Santa Maria credo veramente che possa avere questa missione che in fondo ha sempre avuto, quindi di luogo identitario, che è luogo molto vicino alla vita dei cittadini. E io credo che Siena possa davvero creare anche tra cambiamento e rinnovamento, quindi nuova visione, ma anche il passato, un qualche cosa, un processo magico che possa far continuare appunto sempre di più a far conoscere la sua cultura, la sua civiltà, le sue tradizioni nel mondo.
Questa mostra nasce dalla volontà non soltanto di valorizzare il patrimonio artistico di uno dei più importanti istituti bancari del nostro paese, vincolato alla città di Siena, ma anche di mettere in luce un aspetto molto importante della Banca Monte dei Paschi, cioè che ha fatto del mecenatismo uno dei suoi punti di forza. La selezione di opere che abbiamo messo insieme ha come comune denominatore il fatto di far parte dell'arte senese, no? L'arte senese è una cifra stilistica molto particolare che nella nostra città si è specializzata attraverso i secoli. Abbiamo messo in mostra una selezione di 67 opere che partono dall'Alto Medioevo, un'importante Madonna ieratica del 1240, fino al 1926, cioè il bozzetto della Fontana della Ranocchia, che fu installata nel centro storico di Siena, dalla Banca Monte dei Paschi. In questo modo possiamo vedere come il Monte dei Paschi abbia al suo interno, nella propria collezione, tutta la storia appunto dell'arte senese. In questa selezione di opere che partono dall'Alto Medioevo ai primi del Novecento compaiono capolavori di maestri del calibro di Pietro Lorenzetti, Sassetta, Beccafumi, Rutilio Manetti e quattro bellissime tele di Bernardino Mei, pittore vissuto fra Siena e Roma in epoca barocca.